Benvenuto in questo video, io sono Lara e sarò la tua raffreddatissima guida in questo percorso. Dunque, come puoi vedere, questa è la mia testimonianza relativa al Lucca Comics and Games 2015. Non è niente di fantastico, niente di professionale, ovviamente, ma sono alcuni dei frammenti che solo io penso di poterti mostrare in questo modo, perché sono fatti e filtrati dalla mia percezione continuamente. Lo vedrai dalle Polaroid che ho scelto, lo vedrai dallo sfondo che ho scelto per quasi tutte le inquadrature, e lo vedrai anche dal fatto che tutte le riprese fatte con la telecamera a mano sono mossissime, tipo questa. Detto questo, puoi vedere già un pochino delle mura e dell'autunno lucchese, che sicuramente è qualcosa che vale la pena di essere visto anche fuori dal Lucca Comics and Games. Questa sono io che cammino sulle mura e qua e là ti ho lasciato qualche testimonianza della fiera vera e propria. Questa per esempio è la Japantown, con qualche cosplayer a corredo. Ti assicuro che c'era molta più gente di quanto non sembrerebbe da questa inquadratura, ma io sono molto brava ad evitare la folla. Sono anche brava a questo punto, parlandosi di Japantown, a usare le L invece che le R, ma tu farai finta di niente e mi perdonerai perché sono davvero molto raffreddata. Dicevo, fra una fontanella, uno schizzo d'acqua e qualche cosplayer rallentato, c'è Riccardo che ci saluta, per arrivare, fra un palloncino giallo e un azzurro che vedrai più avanti, a questa atmosfera davvero lieta. Qua siamo sulle mura, lo inquadro spesso perché è una cosa che a me piace tantissimo di Lucca, una testimonianza storica sicuramente, ma anche banalmente una cosa bella da vedere, che non guasta mai. Ovviamente forse non lo capirai dalle mie inquadrature del parco giochi per bambini, però fidati quando ti dico che è un posto veramente bello. Questa sono io che cammino, che è una cosa che vedrai a lungo per questi 3 giorni, nel senso che io cammino sempre un sacco a Lucca Comics and Games. Comunque, altri passanti, come ti dicevo, questo palloncino azzurro che ti ho già annunciato, e altre inquadrature sempre dalle mura di Lucca. Questo invece è Claudio, uno dei nostri accompagnatori in questa avventura. Dunque, fra un'inquadratura e l'altra ho cercato di darti appunto uno spaccato anche di quello che ho vissuto io, quindi di Riccardo che mi saluta, e dei passanti più in generale che io ho visto. Questa invece per esempio è Federica Frezza, o meglio conosciuta come Prismatic 310 qui su YouTube, e questo era il suo mini raduno e ho pensato che includerlo fosse un'ottima idea per farti capire che ho sfruttato il Lucca Comics anche per qualche contatto umano un po' realistico. Questo invece è un churro, una delle milionesime cose che ho mangiato durante quei giorni. Non decliniamo meglio di così perché fidati, sono cose che è meglio non citare. Questa invece è la stazione di Viareggio in by night, diciamo così, in notturna. Altre inquadrature, mi veniva in mente un sacco di canzoni, fra l'altro da affiancare a tutto questo, e questo è un caciucco. Sì, ho mangiato tutta la porzione che hai visto in fotografia. Allora, andando avanti, queste sono inquadrature del pomeriggio, ma adesso, il giorno 3, con questo tentativo di macro sulle gocce d'acqua, garantisco che ci avviciniamo un pochino di più a quello che è stata la ressa del Lucca Comics di quest'anno. Hanno detto giustamente che c'è stata un po' meno affluenza rispetto all'anno scorso, ma fidati, c'era comunque tantissima gente. La cosa strana del Lucca Comics è che è uno dei pochissimi fosti affollati che io riesco a supportare e a girare anche abbastanza bene. Mi viene spesso mal di testa, eccetera, però facciamo finta di niente, facciamo finta che sia andato tutto bene in toto. Dunque, stiamo arrivando appunto alla stazione di Lucca, pian piano il treno rallenterà, io ho tagliato qua e là, ma comunque hai visto il cartello, siamo veramente arrivati in città. E già da qui, non ti dico il vociare perché nel treno non si sente ancora, ma a breve sarò assalita veramente dalla quantità di persone presenti a Lucca. Io sono riuscita però a inquadrare l'unico binario mezzo vuoto, sempre per far finta che ci siamo solo noi e pochi altri. Questo invece è la realtà dei fatti, e questo è l'accesso a Lucca Comics, e ti garantisco che questa è l'andatura media della fiera, quindi un sacco di gente un po' da tutti i lati. E cosa vuoi, tanto per passarci il tempo ne abbiamo fatto un po' i burloni, per cui a breve toterai gli altri, sempre i soliti 2 accompagnatori che ti saluteranno, proprio per intrattenerti mentre c'è tutto questo e questa specie di coda fissa per accedere appunto alla città. Questo, dicevo, è Claudio, uno dei 2 accompagnatori, questa sono io e quello che sta filmando in questo momento era Riccardo. Dunque, questa è una delle mura, scusami, una delle entrate di accesso alle mura, ecco, che ci portano appunto all'interno della fiera e del centro cittadino poi. Se non lo sai, il centro cittadino è l'intero, come dire, teatro
che ospita appunto il Luca Comics and Games. Foglie che cadono, colori autunnali, io li ho anche un po' estremizzati in fase di editing, per mostrarti appunto qual era l'atmosfera anche dal punto di vista stagionale. Questo invece è la realtà dei fatti, l'accesso di ogni centimetro del Luca Comics and Games è più o meno questo, un cunicolo ammassato di gente, o meglio, gente che si ammassa all'interno di un cunicolo. Questi invece sono cosplayer dubbi, tipo quel tizio fermo coperto da un sacco di juta, che comunque ho deciso di inquadrare perché non si sa mai. Detto questo, come puoi vedere, i passanti sono già tanti per un'inquadratura di quelle che ho tentato di fare io con appunto un po' meno gente. Altri alberi, altri colori autunnali, io è questo che guardo probabilmente nella mia vita, come puoi vedere io guardo il vento, passo un sacco di tempo a grattarmi la pancia in sostanza, ma comunque credo che siano, come dire, inquadrature degne di nota, tutto sommato, a parte Claudio che zompetta dentro le foglie, ma facciamo finta di niente. Dicevo, qualche cosplayer qua e là, come puoi vedere ho cercato di fare qualcosa dall'alto, cambiare un po' inquadrature, insomma di mostrarti un pochino questa bellissima città a cui io non sono in grado di rendere, come dire, omaggio con un video di questo tipo, semplicissimo veramente, però qualche inquadratura qua e là, per chi non c'è mai stato soprattutto mi sembrava doverosa. Questo invece è il padiglione del Games, uno dei posti preferiti da Riccardo, che abbiamo spulciato già, come dire, discretamente, ma mai abbastanza secondo i suoi criteri. E questo è uno dei posti dove sono capitata quasi per caso, dove ero già stata, avrei voluto portare Riccardo altre volte, non l'avevo più trovato, e invece ci sono riuscita questa volta. Come puoi vedere è un enorme antro, diciamo così, nonostante sia appunto una contraddizione in termini, ricavato appunto all'interno delle mura, cioè è stato costruito per chissà quale scopo, probabilmente per ospitare, immaginati, banchetti, eserciti, mi immagino sempre la versione medievale di tutto questo. E guarda anche con le luci colorate che erano installate appunto in loco, com'è di atmosfera la cosa, i cosplayer non se ne erano ancora accorti e sono riuscita a fare una bellissima ripresa, tiè! Bellissima, oddio, si muove tutto, lo so anche io, però io e Riccardo facciamo quello che possiamo. Questa invece è una falce di quelle da morte cica o chi per loro, per dirti cose che puoi conoscere anche se non conosci gli anime, ecco, che ti viene data in faccia o in testa o sulle orecchie mentre cammini, e quella ero io che ti salutavo. Se ti sembra che io sia alta 30 cm è perché Riccardo è molto più alto di me, e questo mi rende decisamente un hobbit a suo confronto. Questi invece sono i cartelli che ti illustrano un pochino com'era la fiera, appunto, dove andare, cosa fare, eccetera, e fidati, sono il tuo pane quotidiano in questi momenti. Questa invece è una di quelle bellissime chiese, chiamiamola così, comunque strutture, ecco, che ti consiglio di guardare e visitare a Lucca. Ti ho fatto un'inquadratura molto veloce, ma quello che vedi sotto è il padiglione della Self-Area. Forse una delle zone preferite, per quanto mi riguarda, del Luca Comics and Games, sicuramente di quest'anno, ho fatto anche dei begli acquisti, sono proprio contenta. Questa invece è la spiaggia di Viareggio con cui ti saluto, era vicinissima dove alloggiavamo noi, e devo dire che è stato bello anche inquadrare questo genere di cose, nonostante io abiti sul mare, voglio dire, ma volevo mostrarti anche questo genere di cose. E con questa specie di mare d'inverno, con queste inquadrature un po' malinconiche che io sono in grado di creare, di raffazzonare in fase di editing, poi rovinando tutto, ti saluto davvero, spero che ti sia piaciuto questo piccolo video, raccontami se sei stato a Lucca Comics, se non ci sei stato e perché, e davvero, con questo ci vediamo alla prossima.